Safe No File, un'applicazione dedicata ai risorsistici ai tempi di Covid-19 per il monitoraggio delle code e degli assembramenti nelle aree di accesso agli impianti, con particolare riferimento ai tempi di attesa. Siamo arrivati al secondo mese di progetto che abbiamo intrapreso grazie al contributo della Fondazione VRT. Dopo la prima fase di analisi dei requisiti del sistema, in questo secondo mese ci siamo concentrati sulla parte di realizzazione di un prototipo e messa in opera delle diverse componenti. La struttura che abbiamo individuato si suddivide principalmente in due parti, una prima parte fisica da installare sulla schiarea e una seconda parte invece software gestita attraverso cloud e servizi web. Nella parte dedicata alla schiarea troviamo un gruppo di telecamere che riprendono l'area dove si possono formare le code e un'unità di elaborazione dove vengono coinvolgiati e analizzati i flussi video. Per quanto riguarda le telecamere, abbiamo utilizzato telecamere dotate di intelligenza artificiale e non, ma deciso di concentrarci su una soluzione basata sulle seconde, impiegando un box di intelligenza artificiale esterno. Questo perché? Perché ci permette di utilizzare telecamere che sono già presenti sulla schiarea o comunque lascia la libertà al manager dell'area sciabile di poter scegliere le telecamere che desidera. La piccola unità di calcolo che utilizziamo è in grado di eseguire degli algoritmi che possono contare le persone presenti e quindi la densità. Attualmente quello che utilizziamo è un componente disponibile già sul mercato, ma assieme alla Fondazione Bruno Kessler stiamo realizzando una soluzione personalizzata sugli sciatori. Come gruppo di modelli predittivi per la biomedicina e l'ambiente della Fondazione Bruno Kessler, noi collaboriamo con Motoria Lab per la creazione dei modelli di intelligenza artificiale per il riconoscimento e il conteggio delle persone sulla pista. Utilizziamo dei modelli che sfruttano gli stream video delle telecamere per contare e riconoscere la densità del raggruppamento all'interno della pista, che poi potrà essere utilizzato dal sistema per eventuali azioni che verranno decise da parte del gestore. In questo momento stiamo preparando i dati per l'allenamento del modello, utilizzando le immagini che Motoria Lab ci ha fornito dei compressori sciistici, andando ad etichettare all'interno delle stesse le persone presenti in pista. I dati così preparati costituiscono la base per l'apprendimento del modello di intelligenza artificiale, che poi verrà utilizzato in maniera dinamica in tempo reale per il conteggio delle persone all'interno della pista durante la prossima stagione invernale. Una volta effettuata l'analisi dei video, la densità delle persone e i dati ricavati vengono inviati al server di Motoria Lab, che calcolano i tempi di attesa previsti e rimandano questa informazione verso gli utenti. Per fare questo abbiamo individuato due tipologie di strumenti. La prima è un'installazione su un monitor, sul PC del manager dello ski resort e degli addetti alla sicurezza, la seconda invece verso gli smartphone degli sciatori. Ora vi mostriamo una piccola installazione all'interno della nostra sede. In questo punto possiamo vedere dove abbiamo installato la nostra telecamera che punta verso l'esterno ed è collegata al box che vi andiamo ora a mostrare. Possiamo ammirare il piccolo box dedicato all'analisi di intelligenza artificiale collegato a una telecamera, sta visualizzando una persona all'esterno. Possiamo poi invece vedere il monitor con la rappresentazione della mappa, impianti e relativi tempi di attesa e infine le altre due modalità di fruizione, la lista degli impianti con i tempi, per poi passare a quella dedicata all'utente, l'applicazione mobile.